una cosa che mi colpisce molto quando si parla, io ho sempre la sensazione che questo film, come purtroppo quasi tutti i lavori così di creazione, debba essere incasellato. Allora, è un film su Berlusconi? No. È un film realistico? No. È un film espressionista? Oppure è un film comico? La prima domanda che ci hanno fatto a Roma, si rassegni, questo non è un film comico, ma non lo so, a me mi sembra che questo sforzo di incasellare questo film, che pure posso anche capire che sia un'esigenza di farlo per raccontarlo il film, però è proprio il contrario di quello che abbiamo fatto noi, che secondo me è il nostro lavoro, cioè il nostro lavoro è cercare di raccontare delle storie che escano un pochino da un incasellamento. Ci hanno chiesto, ma il film è come quello di Checco Zalone? No, ma meno male, perché non possiamo fare le stesse cose, cioè un cinema ricco, un cinema che sa esprimere cose diverse, e io credo che il più grande regalo che mi si potesse fare, dopo Si può fare, che era un film che invece era un film realistico, minimalista, assolutamente su piccoli personaggi, piccoli sentimenti e descritti col massimo tentativo di essere veri, è offrirmi un film dove invece non c'era questo catena di dire dobbiamo essere veri. No, è chiaro che chi fa questo nostro mestiere, chi fa il narratore, lo fa perché vuole raccontare la realtà. Cioè, secondo me è un film che non ci dice niente della nostra realtà, per me spettatore non ha nessun interesse. Detto questo, la realtà si può raccontare in tanti modi. Allora noi abbiamo cercato di raccontare la realtà senza dover raccontare proprio la cronaca di oggi o di ieri, perché non è il nostro compito, non è interessante. Ci sono i servizi televisivi di cronaca per raccontare la cronaca, al cinema di raccontare dei mondi, delle favole, delle storie che ci fanno riflettere più largamente, di trovare uno stile per farlo, e questo stile è il linguaggio del fumetto. Io credo che Roberto, ma anche Marco Belluzzi che è lo scenografo, Roberto Forza che è il direttore della fotografia, si siano divertiti molto in questo film, perché potevano spaziare, potevano usare la loro arte, che l'arte di Roberto è quella di fare i costumi, l'arte di Marco di trovare delle location, che anche se sono vere, non è detto che siano realistiche. Io trovo geniale uno scenografo che io gli dico, guarda, io voglio girare davvero, però voglio fare una casa di pura fantasia, e lui mi porta in una casa vera, ma che sembra la casa che Tim Burton con 20 milioni di euro ha costruito. Cioè è un genio, è uno che ha capito che cosa cercava e l'ha riuscito a trovare nella realtà, ma ha fatto un'opera di fantasia. Questo a me francamente mi ha molto eccitato mentre facevo questo film, mi ha molto gratificato quando ho finito il film e ci piaceva, e francamente sono molto contento di aver avuto questa opportunità di fare un film completamente diverso dal mio film precedente, difficilmente assimilabile ai film italiani o stranieri, dopodiché giocando sul cinema, perché ovviamente il cinema è anche richiamo, è anche citazione, è anche richiamare alla mente delle immagini che ti fanno pensare ad altre immagini, però cercando il più possibile di non farci chiudere in una casella. Quindi se si fa fatica a incasellarci, e questo può provocare anche un po' di irritazione, io sono comunque molto contento, sono soddisfatto di questo. C'è un'idea bellina. Sto lavorando, piacere lavorare sulle religioni, no? Molto difficile. Praticamente sto scoprendo impossibile. Però mi piaceva l'idea di lavorare su un personaggio, perché parte sempre da un desiderio, no? Il personaggio, lo voglio dire così, tanto mi piace dire. Il personaggio che si presenta cercando di fare dei movimenti strani, no? Cercando di trovare dei movimenti. Cioè, adesso ve lo dico, è bello per vedere il primo impatto, immagino, si pare, si apre di quest'uomo che sta facendo. Si presenta al pubblico e dice ho un grande desiderio, quello di pregare, una grande voglia di pregare, perché io sento questo bisogno da un po' di pregare, però c'è un problema. Non trovo la posizione giusta. E a me questo piace tantissimo, com'è, che racconta un po' tutte le problematiche, la confusione. Piace lavorare su. Però non lo farò. No, non lo so, però devo dire che ho voglia sempre ancora di fantasticare un po' di. Però addirittura adesso ricordo sui personaggi, il primo personaggio che ho fatto è Epifanio. Quando l'ho fatto Epifanio, mi ricordo una delle prime volte in un cabaret, meravigliosi spazi che ti danno la possibilità di sviluppare
veramente delle cose straordinarie. Una signora era scappata, spaventatissima. Io sono entrato così. Ah, ed è scappato, io lo dico, è scappato. Io sono entrato per far ridere, capito? No, per dire che il primo impatto è sempre in tutti i personaggi. Per questo poi concetto noi volevamo col tempo, cercando di migliorarlo, tutto poi sviluppare ed arrivare al film. Ed è sempre molto difficile e rischioso. Io che non amo dar fastidio a nessuno, cioè pensa a te, fai un film di più comico, quindi una pretesa, però veramente sono particolarmente soddisfatto perché è così, insomma. E poi all'interno mi ha dato la possibilità, per quello dicevo prima di Nicola, io e Nicola siamo sempre insieme, Nicola è in un certo senso l'assistente di Cetto, in quei due mesi, professionalmente parlando, da attore, diciamo, che è una cosa che a me piace molto col fisico, lavorare, io e lui abbiamo trovato secondo me delle combinazioni a volte meraviglioso, cioè secondo me molto bello, molto interessante, proprio molto interessanti nel riguardarlo, in certi momenti ci sono dei controcampi, delle cose molto interessanti. Adesso sto parlando di lavoro dell'attore che io amo profondamente, come uno strumento, cioè abbiamo, è un duetto che a volte raggiunge dei momenti di, per me, di eccitazione vera, cioè proprio di gioia, di mi eccito particolarmente. Nicola? Sì, no, grazie. Più che altro un po' così, poi è stato tutto detto, è difficile, però sicuramente una, sono d'accordissimo con Giulio quando dice di scasellare proprio, e ovviamente noi insomma vogliamo tranquillizzarci e non è tranquillizzante per niente, ma perché voglio dire ad Antonio o ad altre persone che lavorano in un certo modo proprio sono inquiete. E quindi l'inquietudine viene fuori anche quando dormiamo, cioè siamo inquieti anche nel sonno, quindi... Ma in questi giorni dormiamo abbastanza bene. Esatto. L'inquietudine è inevitabile. Non si ride sul set, non ridevate sul set? Sì, molto. Abbiamo riso fino proprio a incazzature vere di Giulio, ha detto adesso basta ragazzi, stiamo facendo un film comico! Però lui in questo no. Dire facciamo più comica aveva ragione, perché nel trovare le combinazioni, e c'erano anche dei momenti di associazione, di pensieri, allora tu ti metti lì, no aspetta mi metto qua, no, però sennò così non parte questa. E allora c'erano dei pensieri, c'era, è bellissimo, delle combinazioni, degli assemblati, però ci siamo divertiti veramente parecchiamente, senza dubbio. No, poi voglio dire, la cosa difficile è stata incastrare un certo tipo di costumi, appunto, che erano scandalosi, cioè erano esagerati, dice, non ce la faremo mai da attori a reggere questi colori, queste forme di costumi. Dall'altra trovare un linguaggio invece recitativo di un certo peso e anche una comicità che venisse anche con una certa forza. Quindi, l'equilibrio in queste 3-4 cose credo che l'abbiamo trovata. E poi il fatto che comunque Antonio, o chi lavora in un certo modo, lui parla di salto mortale, ma secondo me lui propone a volte delle cose, con Piero anche, il ministro della paura, dei testi, che non sono un salto mortale, ma sono un triplo carpiato cieco, che sono cose avantissime ovviamente, e sono... sono delle cose che sono una spallata, e a questo vi invito proprio, sono una spallata alla più grande volgarità che ci accompagna ai nostri tempi, che è la banalità. Cioè ecco, questa io credo che se lavori in un certo modo dai delle gran spallate alla volgarità più dei nostri tempi, che è la banalità. Cioè volgare non sono le tette, i culi, trovo che volgare possa essere anche, cioè Domenica Inn, quello, quando è banale, quello è molto volgare, perché quello ammazza, quando ammazza qualunque cosa o una comicità facile, quello ammazza, è tranquillizzante, però francamente non mi ha cambiato la vita per niente, insomma.